Il governo ha avviato la fase post-Covid, gradualmente nel giro di 3 mesi ci libereremo delle restrizioni, il 31 marzo finirà lo stato di emergenza fino al 15 giugno quando decadranno anche gli obblighi vaccinali. Al contempo però non le ospedalizzazioni, ma sale il numero dei casi in Abruzzo, più 50% nell'ultima settimana. Qual è l'analisi di questo periodo? Sì, è vero, il 31 marzo finisce il periodo dell'emergenza, però tutto ciò che è stato attivato durante l'emergenza rimarrà nell'ambito sanitario in modo strutturato. Questo significa che ci sono ancora casi, che ci sono ancora casi anche in aumento, così come sta avvenendo in tutta Italia, ma anche fuori dalla nostra nazione, quindi tutto ciò che ha funzionato, dai presidi ospedalieri ai presidi territoriali tipo l'USCA e tutti i percorsi differenziati, saranno strutturati anche in base a una proroga che ci sarà riguardo al personale. Una proroga del personale che è stato assunto per il periodo dell'emergenza è un personale che sarà prorogato fino al 31 dicembre. E quindi comunque i numeri ci dicono che è presto per dire che il capitolo Covid sia concluso. Assolutamente non è concluso, però diciamo che abbiamo delle strategie sia tecniche che operative in atto per gestire un qualsiasi momento di aumento, oppure siamo in grado anche attraverso i tracciamenti di verificare anche i nuovi arrivi da parte dell'Ucraina e quindi attenti a monitorare la situazione.